Chi ha vinto Tra Amici 2018 e Ballando con le Stelle? Gli ascolti di ieri. Ecco gli ascolti di sabato 5 maggio 2018. Chi ha vinto la sfida Tra Amici 17 e Ballando con le Stelle? Chi ha vinto la gara degli ascolti di questo sabato 5 maggio Tra Amici 2018 e Ballando con le Stelle? E questa è la domanda che si stanno ponendo gli spettatori dopo aver letto i risultati Auditel di questa settimana, che tuttavia sui vari blog e siti televisivi vengono interpretati un po' come si vuole a seconda se si è più amici della De Filippi oppure della Carlucci. Peccato, però, che i numeri parlano chiaro. Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sulla sfida Auditel di questa settimana. Amici 17 e Ballando con le Stelle, gli ascolti del 5 maggio 2018. Iniziamo dall'ascolto che riguarda la penultima puntata di Ballando con le Stelle 2018, durante la quale ieri abbiamo avuto modo di scoprire i nomi delle coppie finaliste di questa edizione. La trasmissione condotta da Milly Carlucci come sempre est sta suddivisa in due parti. L'anteprima della durata di un'ora è stata vista da una media di oltre 4.2 milioni di spettatori con uno share che ha superato la soglia del 18. Successivamente la seconda parte, caratterizzata dalla gara vera e propria in onda dalle 21.50 alle 00.45 circa, ha ottenuto una media di 3.840.000 spettatori con uno share che ha raggiunto la soglia del 20.50. Complessivamente, quindi, lo show di Milly Carlucci ieri sera ha ottenuto un ascolto medio di 4 milioni di spettatori con uno share che ha superato la soglia del 19.50 e picchi di oltre il 25 nel momento della proclamazione degli ultimi due concorrenti eliminati di questa edizione e dei finalisti che si giocheranno il tutto per tutto nel corso della finalissima di sabato 19 maggio. Ascolti ancora sottotono per Amici 2018. Dall'altra parte, poi, c'era il serale di Amici 2018. Ieri sera 5 maggio è andata in onda la quinta puntata di questa edizione che non sta facendo faville dal punto di vista degli ascolti televisivi. La trasmissione di Maria De Filippi ha ottenuto ieri sera un ascolto medio di circa 3.8 milioni di spettatori con uno share che ha sfiorato la soglia del 21 con picchi anche in questo caso del 26-27 di share. C'è da dire, però, che a differenza di Ballando con le Stelle, questa settimana Amici ha chiuso in netto ritardo rispetto al previsto, la quinta puntata, infatti, è terminata a 1:20 di notte inoltrata. Insomma si può dire che questa settimana la sfida Tra Amici e Ballando si conclude con un bel pareggio, in attesa poi della sfida finale tra i due show del sabato sera Rai e Mediaset in programma per sabato 19 maggio.